Nuove foto, nuova copertina, nuovi testi. L'itinerario archeologico si rifà il look con una veste che rinnova l'impegno di Confcommercio Pesaro Urbino nella promozione delle bellezze storiche e appunto archeologiche dei diversi comuni aderenti. Sì, abbiamo diciamo revisionato i testi del supervisionato i testi dell'itinerario archeologico e si tratta di un ulteriore passo in avanti importantissimo per la valorizzazione del patrimonio archeologico che abbiamo nella Valle del Metauro e non solo, lungo la Flaminia e non solo. Diciamo che l'Università di Urbino sicuramente vede nel nostro territorio uno dei maggiori punti di studio. Si tratta di uno strumento ponte, dato che la nuova edizione è già un work in progress per via dell'inserimento di ulteriori destinazioni, tra cui anche Apecchio, entrate di diritto a far parte del macro progetto denominato Itinerario della Bellezza e consentendo così di inglobare l'intera consolare Flaminia. Penso a Cantiano e soprattutto a San Lorenzo in Campo, dove come sapete c'è il Museo Archeologico di Suasa che condivide con il Consorzio di Castiglione di Suasa. Quindi è un prodotto nuovo che sicuramente avrà, come il precedente, un mercato, un interesse molto importante da parte di chi visita il territorio per scoprire le varie eccellenze. Non chiamate la guida però, per quanto il volumetto che illustra le varie destinazioni sia andato letteralmente a ruba, l'itinerario archeologico è molto di più. Si tratta infatti di un progetto ambizioso, di più ampio respiro, che abbraccia tutti gli strumenti possibili del marketing turistico. Sì, noi abbiamo visto nelle fiere anche a cui abbiamo partecipato quest'anno, non tante perché poi per metà anno le fiere erano vietate, ma il materiale è stato molto apprezzato e anche negli hotel, nelle strutture ricettive, negli uffici di informazione il nostro materiale è andato letteralmente a ruba, anzi negli uffici di informazione spesso ci dicono che è l'unico materiale che hanno a disposizione perché non ce n'è, nessuno li fa più. Invece la guida, soprattutto quando sono guide di cluster, guide di settore, hanno un riscontro molto importante da parte del pubblico e da parte dei turisti. Quindi noi proseguiamo su questa linea, abbinando però alla guida tutte le altre attività di marketing, dalla comunicazione ai blog, ai social, l'app, le fiere, gli education. Cioè l'importanza di questo nostro progetto, che è Itinerario della Bellezza, è il fatto che utilizziamo tutti gli strumenti del marketing per valorizzare la destinazione. Anzi, per meglio dire, per trasformare una località o più località in una destinazione turistica, perché non è la stessa cosa, cioè non è dire perché c'è una località è già destinazione turistica, perché lo diventi bisogna fare determinate cose tra cui promozione e comunicazione. La grande missione è comunque sempre la stessa, mettere in rete le bellezze di più territori della nostra provincia per creare un'offerta turistica unitaria e sempre più appetibile. Portare turisti nel nostro territorio così ricco di questo patrimonio archeologico, di questo patrimonio se vogliamo romano, medievale, di cui facciamo parte, quindi siamo proprio all'interno, vuol dire portare delle economie, far girare gente nella nostra città, nel nostro territorio e portarli a visitare veramente le nostre bellezze, i nostri monumenti, la nostra parte enogastronomica e allo stesso tempo portarli veramente alla scoperta di tutto quello che è poi nascosto. Ricordiamoci che siamo tra quei territori che hanno veramente delle bellezze e dei reperti storici che molti non hanno, quindi questo va sicuramente sfruttato a livello economico in toto, a 360 gradi, facendo squadra, collaborando con tutti i comuni, collaborando con tutti i territori e facendo veramente rete. Abbiamo bisogno di capire quali sono le nostre tematiche, quelle più forti, e abbiamo bisogno di lavorare insieme con un unico, lanciando un
un unico messaggio al mondo della cultura e del turismo: chi siamo e che cosa facciamo. E su questo devo dire che Confcommercio è sempre molto dinamica e quindi sta facendo veramente un ottimo lavoro di valorizzazione delle nostre peculiarità, delle nostre caratteristiche, di collegamento di rete tra i vari comuni. Lo stiamo altresì facendo con l'ambito turistico delle vallate del Metallo e del Cesano, e la Confcommercio anche in questo è molto attiva e partecipa spesso e volentieri nella valorizzazione dei prodotti. Ecco, con l'itinerario archeologico si va a valorizzare quella che è la città di Fano, l'archeologia della città di Fano, quindi il tema della città romana, i nostri siti, e quindi a promuovere queste attività. Tutto questo in attesa di un 2022 davvero ricco di nuove iniziative. L'itinerario archeologico è uno dei cluster dell'itinerario della bellezza. Come noto, abbiamo già prodotto diverse altre materiali: l'itinerario delle rocche, l'itinerario romantico, uscirà a gennaio l'itinerario del silenzio e della fede, ma soprattutto ci apprestiamo al 2022 con nuovi progetti, nuovi programmi molto importanti. Uno in particolare riguarda l'itinerario del San Bartolo e della Riviera di Fano, cioè un itinerario legato all'offerta turistica balneare, e mentre poi lavoreremo molto con i 600 anni di Federico da Montefeltro, quindi con iniziative legate a questo anniversario.